Dodicesima giornata del girone di andata del campionato di eccellenza, il Palazzolo capolista rende visita al Real Aci, un testacoda che presenta molte insidie. Favara senza pettinato, squalificato, Carpinteri e Fichera infortunati. Si gioca al vecchio comunale di Acireale, su un fondo in terra battuta parecchio disconnesso. Padroni di casa ultimi in classifica, ma pronti a rendere dura la vita ai gialloverdi, mentre il Palazzolo vuole allungare la striscia positiva, aspettando magari buone notizie da Biancavilla, dove l'altra capolista riceve il Marina di Ragusa. Real Aci che scende in campo con Vento, Pennisi, Villani, Mozzicato, sempre vivo, Fascetto, Spada, Alidù, Costa, Napoli e Reitano. Il Palazzolo risponde con Gabriele Ferla, Salvatore Mollica, Rosario Miraglia, Fernando Spinelli, Luca Palmisano, Sebi Peluso, Sebi Pandolfo, Carmine Giordano, Roberto Cortese, Simone Melluzzo e Ibrahim Diallo. Pronti via e il Palazzolo passa in vantaggio al secondo minuto, traversone di Miraglia e deviazione vincente di bomber Roberto Cortese che mette a segno l'ottava rete stagionale. Avvio di potenza dunque della formazione di Favara che sblocca subito il risultato con il suo bomber e mette apparentemente in discesa il match del comunale di Acireale. Poco dopo la mezz'ora arriva il raddoppio con la seconda rete stagionale di Diallo che parte in fuga, ipnotizza il portiere avversario e lo batte a porta praticamente vuota. Un raddoppio più che meritato, considerato che sino a quel momento i padroni di casa in maglia granata non si erano mai affacciati dalle parti del portiere palazzolese Gabriele Ferla. Al 36esimo l'allenatore del Palazzolo Gaetano Favara è costretto ad operare il primo cambio, problemi per Melluzzo che lascia il posto a Grasso e sul risultato di 2-0 si chiude la prima frazione di gioco. Al 17esimo del secondo tempo l'episodio che cambia l'inerzia della gara. Carmine Giordano, già ammonito, riceve a gioco fermo il secondo cartellino giallo ed è costretto a lasciare il campo con il Palazzolo che dovrà giocare in 10 l'ultima mezz'ora di match. Favara, per ridare equilibrio alla mediana, manda in campo Fabio Sciacca. Nell'azione successiva il Real Aci accorcia le distanze. Punizione di Fascetto, Ferla riesce a rimediare per un paio di volte, ma al terzo tentativo Spada mette la palla nel sacco. Real Aci che si fa sotto quando mancano 20 minuti al fischio finale. Il Palazzolo però prova a non disunirsi, restare concentrato quando mancano 20 minuti al fischio finale. Si procura un calcio di punizione da posizione assai pericolosa. Il calcio di Grasso è preciso, il portiere Vento riesce a deviare, ma sulla ribattuta di Cortese c'è il clamoroso salvataggio sulla linea. Nel finale invece c'è l'assedio del Real Aci che ci prova due volte con Aleo. Prima Ferla si fa trovare pronto nella deviazione in angolo, poi l'attaccante non è preciso sull'azione successiva. Il Palazzolo porta a casa i tre punti, mentre il Biancavilla, che domenica sarà di scena allo Scrofani Salustro, cade in casa con il Marina di Ragusa.